sono previsti anche alcuni saluti e interventi, tra cui quello del Presidente della Regione Giovanni Lolli, che sta per arrivare, del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, che anche lui sta per arrivare, saluto il Segretario regionale del Partito, che è tornato tra di noi ancora una volta e lo ringrazio di cuore. Saluto gli amici presenti, do la parola subito a Gianfranco Passalacqua, che è uno dei fondatori dei Liberal PD e ne è insieme con Loris vice segretario regionale. Dopo l'intervento di Gianfranco, che è reduce da un pezzo di maratona che ha fatto stamattina in macchina seguendo Sandro Gozzi, subito dopo daremo inizio, compatibilmente con i saluti che arriveranno, a questa interessantissima tavola rotonda, confronto sui temi della comunicazione. La comunicazione nel mondo che cambia, nel mondo digitale, la comunicazione nel mondo dei social media, e abbiamo la fortuna di avere con noi alcuni ospiti di grande rilievo, di grande prestigio, che ci racconteranno dai diversi angoli visuali, dello studioso, del giornalista di agenzia, del ricercatore, del docente universitario in materie di comunicazione pubblica. In particolare affronteremo questa tematica particolarmente interessante. Successivamente ci sarà un confronto con il sindaco di Pescara, col professor Carlo Colloca, che è sociologo universitario di altissimo livello, specializzato in particolare anche sulla sociologia delle aree, possiamo chiamarle fragili, del paese, quindi non solo le aree dei migranti, indipendentemente dall'etnia, ma la fragilità nel rapporto centro-periferie, nel rapporto piccoli comuni, grandi città, e la solitudine a cui faceva riferimento nel suo bellissimo intervento ieri Paolo Gentiloni, che era la solitudine studiata, no, in paesi come la Gran Bretagna, sono temi che effettivamente vanno riportati dello scenario politico. E poi avete qualche intervento ancora di carattere politico, cercherei di condurre i lavori in modo tale da provare a finire per le 12.30 in modo da renderlo compatibile anche con gli impegni personali. Prego Gianfranco, se vuoi prendere la parola, grazie ancora per essere qui. Grazie, rassicuro che la maratona non l'ho fatta, almeno si vede, si vede sicuramente la tua abitudine, ma diciamo, essendo io la componente libertina di Liberal PD, ho fatto tardi e fino altrettanto tardi ho ritenuto di sollevarmi al mondo. Intanto ringrazio Enzo e ringrazio Loris per aver organizzato questo appuntamento, peraltro in una terra che per un liberale, come siamo noi qua che in qualche modo ci ritroviamo dopo 10 anni a non solo a celebrare ma a confermare impegno e responsabilità, è una terra particolarmente amica perché ci ha donato due dei fondamentali punti di riferimento, almeno parlo per me. Uno è Benedetto Croce, che tutti considerano napoletano, ma che, come almeno noi sappiamo, abruzzese di Pescasseroli, e l'altro è, per quanto mi riguarda particolarmente caro, Ennio Flaiano. E da lui vorrei partire in qualche modo anche ringraziando questa terra che ce lo ha donato, con uno dei suoi celebri aforismi. Non chiedetevi dove andiamo a finire, perché già ci siamo. Io credo che questo sia il punto di partenza, che accanto alla domanda che viene posta dal nostro seminario, paura o coraggio, in qualche modo connota questa fase dell'impegno di Liberal PD. Se c'è una caratteristica propria dei liberali comunque declinati e comunque collocati nello scenario dell'impegno pubblico e culturale italiano, è quella di essere sempre interpreti di ciò che succede nella società, più che interessati in qualche modo alle dinamiche del potere, sono interessati alle dinamiche che il potere controlla. E in questo senso la chiave di volta, secondo me, è una che ho sentito poco negli ultimi tempi, ed è sostanzialmente quella che colloca la novità nei fermenti populisti, ultrasovranisti,
nazionalisti, e assegnati invece quasi, secondo me parossisticamente, alla parte nella quale noi ci collochiamo, una sorta di difesa corporativa dell'esistente. Io credo che questo paradigma vada capovolto e credo che i liberali abbiano la capacità e le, in qualche modo anche la struttura culturale per poterlo fare. È vero, noi assistiamo ad un momento in cui il confronto è tra nuovo e vecchio. L'unica cosa che però non diciamo è che il nuovo siamo noi e il vecchio è esattamente quello che oggi è rappresentato da questo, in Italia, da questo governo, così come da fenomeni che nel resto dell'Occidente in particolare si stanno affermando. E questa lettura, che a me ormai appare abbastanza chiara per quanto riguarda almeno il mio approccio personale, io credo che debba essere in qualche modo la chiave di volta è la mission che questa associazione deve darsi. Fin quando noi non diremo espressamente che noi costruiamo il nuovo non in base ad una religione nuovista che non ci appartiene, ma perché il nuovo sta nella modernità e la modernità è liberale come me, fino a quando noi questo non lo collocheremo al centro del nostro impegno e della nostra responsabilità, saremo sempre coloro i quali devono difendersi rispetto a chi invece ritiene di rappresentare questa discontinuità. E questa discontinuità è nei fatti e nelle idee. Io alla scelta che il titolo del seminario ci pone tra paura o coraggio, in qualche modo sovrapporrei un'altra domanda fondamentale, alla quale do una risposta quasi scontata per noi, ed è consapevolezza o indifferenza. Allora, io sono convinto che in questa, quando con Enzo, che ringrazio ancora, 10 anni fa, in un contesto che era altrettanto difficile per noi, almeno, per noi che rivendicavamo una tradizione e soprattutto affermavamo una prospettiva, quello che ci ha guidato sostanzialmente è stata una responsabilità che nasceva dalla consapevolezza che era necessaria l'idealità liberale, laddove questa la si intende come lievito per affrontare la modernità. In questo contesto, in questa prospettiva, io credo che o noi diventiamo alfieri di una modernità che si lega a battaglie molto concrete, molto precise, a partire da quella per una Europa nuova e rinnovata, per un rapporto con la dimensione pubblica nuova e rinnovata, o se no noi veramente rischiamo di finire nel gorgo, nel vortice di chi difende corporativamente l'esistente. Un esistente che a noi per primi non piace. Perché, vado a concludere, che l'Europa vada riformata, non lo dice Salvini, non lo dicono i 5 Stelle, siamo noi i primi ad averlo detto. Va riformata nel senso che indicava Benedetto Croce, di fare dell'Europa un'Europa delle libertà. Il problema non è se deve essere Europa delle nazioni piuttosto che nazione europea in se stessa. C'è una condizione, direi, preistituzionale, per quella di fare dell'Europa Europa delle libertà, Europa dei diritti, Europa delle individualità libere. Così come il rapporto con la pubblica amministrazione. Fino a quando noi non diremo che il sistema pubblico italiano è un sistema vecchio, incrostato, che va superato. Io ricordo Enzo Bianco nelle ultime, credo lo farà anche oggi nella tavola rotonda o nell'intervento che seguirà, ci ha sempre indicato che grazie a lui liberale tante incrostature della macchina amministrativa si è riuscita ad affrontarle senza ricorrere a sotterfugi peraltro, e invece che sotterfugi noi dovremmo ripensare il modo di flusso del modo di funzionamento della macchina pubblica, della macchina amministrativa. Lo stesso lo dobbiamo fare con riferimento al sistema fiscale. Hanno buon gioco i vecchi, io li chiamo così, i vecchi sovranisti, i vecchi nazionalisti, i vecchi finti movisti, ad indicare
in quel profilo, in quell'aspetto, uno degli elementi di debolezza del sistema rappresentato in qualche modo dalla cosiddetta vecchia politica. Però non dimentichiamo che è un obiettivo che noi dobbiamo porci, perché a deliberare risulta abbastanza chiaro: il rapporto del cittadino contribuente con lo Stato fiscale, con lo Stato esattore, è l'origine delle rivoluzioni liberali, è l'origine della democrazia liberale. Il cittadino, che è anche il cittadino contribuente, pretende di sapere come vengono allocate le risorse che partono dalle proprie tasche. Questo aspetto noi, e forse solo noi, possiamo rivendicare come elemento centrale di una politica nuova e rinnovata collocata sul versante del centro-sinistra. Ecco, io potrei continuare a declinare tante ulteriori battaglie che fanno parte del nostro DNA e che oggi si situano in una prospettiva di autentica modernità, di autentica discontinuità rispetto al passato. Concludo quindi ribadendo la mia idea molto semplice, che affido alla riflessione degli amici che mi ascoltano e che ancora ringrazio, ed è quella che o noi prendiamo consapevolezza e assumiamo la responsabilità di interpretare e rappresentare il nuovo, che ripeto non il nuovismo, o se no rischiamo di essere relegati al ruolo di difensori corporativi di idee che non sono nemmeno le nostre. Sempre qua diceva Flaiano: solo chi non ha idee è pronto a combattere per esse. Beh, siccome noi le idee le abbiamo, pensiamo di poter permetterci di in qualche modo almeno diffonderle. Quindi questo è il mio augurio a Libera PD, che proprio come diceva Enzo Bianco nasce al di fuori di logiche partitiche, anche rispetto allo stesso Partito Democratico, e proprio per questo, al netto di ciò che succederà al prossimo congresso, dei Libera ci sarà sempre e comunque bisogno, e noi ci saremo comunque sempre. Grazie. 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 Sono arrivati intanto ancora alcuni amici che voglio salutare con affetto e con gratitudine. Giovanni Degnini, che parteciperà alla tavola rotonda, che ci ha seguito con molta attenzione ed interesse sempre, devo dire, sempre la nostra attività, la nostra passione e il nostro entusiasmo. E c'è con noi Giovanni Lolli, un vecchio caro amico, che ha la responsabilità di una parte delicatissima per mille ragioni di guidare il governo di questa regione, e pregherei Giovanni di prendere la parola. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto mi scuso se ieri non ho potuto partecipare, perché ovviamente la mia vita è diventata un po' più complicata di prima, e vi devo dire subito che apprezzo enormemente questo vostro tentativo, che nasce, a volte temo un po' disperato, di costringere noi tutti, il centro-sinistra, a uscire da una sorta di letargo anche culturale, e di riassumere immediatamente il ruolo che la fase politica ci obbliga, ci costringe ad assumere, cioè quella di costruire un'alternativa credibile, concreta, a una specie di delirio nel nostro paese, nel quale sta tutto precipitato. Il modo migliore che ho per evitare un saluto valutato è pochi minuti di dire dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di una persona che un po' per indole, un po' anche per ruolo, è costretta, è portata tutti i giorni a individuare problemi e andarli a provare ad affrontare, e quindi inevitabilmente ancorato tutti i giorni a una realtà complicatissima. Da questo punto di vista, come vedo il ruolo che dovrebbe svolgere una forza politica o una coalizione seria e moderna? Dunque, guardiamo l'Abruzzo. L'Abruzzo è fatto così, secondo me. C'è l'Abruzzo e il disagio, molto diffuso. L'Abruzzo e il disagio, ci sono i giovani, noi siamo la seconda regione d'Italia per numero di esportazioni di ragazzi che escono dalla
sfortuna abbiamo giovani molto qualificati perché abbiamo ottime strutture universitarie. Giovani formati, giovani qualificati, molti. Abbiamo il disagio dei tanti lavoratori, che vengono tuttora espulsi dal processo produttivo. Ieri, ora in questi giorni, vedete la vertenza Bologna, una nuova vertenza di 3 marzo. Io ho seguito in questi anni 113 aziendali, persone che a 40, 50 anni si trovano in mezzo alla strada, o rischiano di trovarsi in mezzo alla strada con tutta la disperazione del caso. L'Abruzzo del disagio totalmente sconosciuto e ignorato delle centinaia, nel corso degli anni migliaia, di piccole aziende, di artigiani, di commercianti, che scompaiono semplicemente senza fare rumore, senza che nessuno se ne accorga. Il disagio dell'Abruzzo che non riesce a cedere a servizi adeguati. Io sono rimasto colpito leggendo un sondaggio, questi giorni mi girano parecchie, in cui alla domanda quali sono i principali problemi degli abruzzesi, il primo è ovviamente il lavoro, il secondo è la viabilità. Noi abbiamo una regione che soffre enormemente di un disagio di viabilità che si sta accumulando. L'Abruzzo che soffre per i problemi, insomma, per le sfide, ce ne capita una dopo l'altra e lascia una strisciata di sangue, no? Pensate al terremoto. L'altro ieri ho partecipato a una drammatica riunione dei sindaci del nuovo terremoto in provincia di Teramo. Lunedì ci sarà un'assemblea ad Aquila delle forze sociali, Confindustria, sindacati, sindaci del vecchio terremoto, che si sentono anch'essi abbandonati e trascurati. D'altra parte, dopo sei mesi, finalmente il governo ha annunciato che c'è un sottosegretario che segue i terremoti. Ci sono molti di più, 6 mesi. Si chiama Crimi, adesso speriamo che abbia una qualche vaga consapevolezza dei problemi che deve affrontare. Sostituisce persone di grande qualità, da Gianni Letta, Fabrizio Barca, Giovanni Legnini, Paolo De Micheli, tutta gente di primo ordine. Adesso arriva Grini, ci ha messo 6 mesi ad arrivare, vediamo quello che succede. Quindi c'è questo Abruzzo qui, molto diffuso. Poi c'è un altro Abruzzo, che noi siamo la regione tra le regioni europee più industrializzate. PIL dell'Abruzzo per 26% è fatto dall'industria. Noi ospitiamo in questa regione intanto la più grande azienda, la più grande fabbrica, diciamo, d'Europa, perché serve quasi 7.000 dipendenti ormai. Noi nella nostra regione, il 50% delle autovetture che si producono in Italia vengono prodotte in Abruzzo. Noi abbiamo qui il più importante centro di ricerca che c'è in Italia, che è l'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso. Noi qui abbiamo la centrale di controllo a terra Prime della rete Galileo, che è Telespazio. Noi qui in questa città in particolare ospitiamo il più importante polo mondiale per quanto riguarda le aziende della igiene personale, no? Pallolini Mangolone, 13 aziende più 3 produttori di prodotto. Noi abbiamo a Chieti Scalo un'azienda che ospita la più importante centro di calcolo d'Italia, che è Leonardo. Ok? Posso continuare. Noi cioè abbiamo un apparato industriale e un apparato anche, una struttura anche nell'agricoltura. Noi siamo la provincia di Chieti è la seconda produttrice italiana di vino. Noi ospitiamo 2 tra le più grandi cantine sociali d'Italia, Cifra. No? Insomma, c'è un Abruzzo, abbiamo oggi dati dell'export record, quindi abbiamo un Abruzzo che innova, un Abruzzo che sta molto sulla ricerca. In questi anni ho l'orgoglio di poter dire che in questa regione abbiamo stanziato 188 milioni di euro sulla ricerca, che hanno finanziato 435 milioni di investimenti sulla ricerca e riguardano 1.700 aziende di questa regione. Quindi c'è anche quell'Abruzzo, ma tutte e due questi Abruzzi si
sia l'Abruzzo del disagio, sia l'Abruzzo dell'innovazione, non entrano mai nella, diciamo, nel radar della discussione politica, della discussione pubblica. Si parla d'altro, ci si occupa d'altro. Io, che siccome per mestiere ci sto in prima linea, sia sul disagio sia anche, abbiamo fatto l'altro giorno una presentazione, si chiama La Carta di Pescara, è una, diciamo, è stata scelta tra le 8 premiate del FES a livello comunitario, cioè noi abbiamo scelto la sostenibilità come traiettoria per, la, per l'attività industriale di questa regione. C'erano 140 aziende, l'abbiamo fatta le prime due volte dentro Fater, venerdì l'abbiamo fatta dentro Dompè, azienda straordinaria. Bene, in tutti questi casi, sia quando c'è una crisi aziendale, quando c'è un problema grave, sia quando c'è da seguire un possibile investimento, io non incontro nessuno, o meglio, incontro quasi sempre i sindaci, che non possono sfuggire, anche se volessero, quelli proprio non possono sfuggire, ma non incontro nessun esponente della politica. Ora, che non incontro gli esponenti degli altri, delle altre forze politiche, è abbastanza normale, anche perché loro il consenso non lo costruiscono con la fatica di rispondere concretamente a problemi concreti, si affidano ad altri strumenti. Ma che non incontriamo la nostra parte è gravissimo, è gravissimo. E adesso noi andiamo incontro alle elezioni regionali, importantissime. Se la discussione e le scelte verranno fatte sulla base di perorazioni di carattere generale e nazionale, noi arriveremo terzi, ve lo posso scrivere, chiaro? Se noi riusciremo a condurre la discussione e le scelte sui problemi dell'Abruzzo e degli abruzzesi, per noi c'è un ampio, ampio spazio sul quale poter essere competitivi. Dipende da noi, dipende da noi. Dipende dal fatto che dopo tutto questo lungo periodo di tempo usciamo dal letargo, decidiamo finalmente di cominciare a parlare e anche a discutere tra di noi, mettendo al centro i problemi concreti e non questioni astratte, e facciamo quello che voi state cercando di fare, che un nostro grande contemporaneo, un cittadino, diceva qualche anno fa, no, la solitudine riformista, perché riformista c'è, cioè questo, c'è questo obbligo che ogni giorno è chiamato a dare conto, ogni giorno il suo rapporto con l'opinione pubblica e con chi lo giudica è misurato tutti i giorni, e quindi ogni giorno è valutato per come risponde a quel problema che si trova tutti i giorni. Non può rimandare il suo rapporto a una palingenesi lontana. Questo è il duro lavoro che ci aspetta, e questo però, grazie a voi, diciamo, in Abruzzo lo potremo fare meglio, perché dopo due giorni di discussione così importante sono sicuro che usciremo tutti quanti arricchiti. Per questo vi ringrazio. Nelle ultime settimane in particolare c'è stata una straordinaria attenzione dell'opinione pubblica, anche alla luce di singoli fatti e di avvenimenti, ma anche alla luce del fatto che il Parlamento ha esaminato e poi alla fine convertito il decreto legge denominato sicurezza, perché i decreti legge adesso hanno dei titoli che hanno, naturalmente, sono come un prodotto da vendere, no? Concretezza, sicurezza e dignità, naturalmente. Diciamo, come sapete, le norme previste in questo decreto hanno suscitato un dibattito molto acceso. Il tema della sicurezza è uno dei temi più sentiti dall'opinione pubblica. Vedete quello che è accaduto l'altro ieri con quel piccolo imprenditore che dormiva nella sua fabbrichetta, assalita per l'ennesima volta da un rapinatore, e la reazione naturalmente del imprenditore derubato è stata quella di sparare, naturalmente. Il rapinatore è stato colpito mortalmente,
tutto questo si è trasformato nell'immaginario collettivo come se la giustizia italiana stesse già per condannare il rapinatore. Non c'è nulla di tutto questo, è ovvio che la magistratura di fronte a un'ipotesi di notizia, ipotesi, ha l'obbligo di aprire un fascicolo, naturalmente. Poi le forzature di chi lo fa apparire, no? Come uno quasi già condannato, non appartengono al mondo della giustizia. Comunque il tema della sicurezza è un tema centralissimo. Abbiamo la fortuna e il piacere di avere con noi oggi qui il professor Giovanni Grasso, che è un accademico, un professore di diritto penale, ma ha partecipato a organismi internazionali anche in zone molto delicate come la Bosnia, ha lavorato come magistrato, giudice, istruttore a Milano prima e poi al Ministero della Giustizia, ma soprattutto a livello europeo, uno dei più grandi esperti di diritto penale europeo. Pregherei il professore Grasso brevemente di esprimere la sua valutazione sul momento che stiamo attraversando e sui rischi e le possibili soluzioni. Poi andiamo alla tavola rotonda sull'editoria. Prego Giovanni. Grazie Enzo, grazie Presidente. E devo dire che la bellezza del tema trattato da questo interessante seminario e le suggestioni evocate anche dal titolo bellissimo, paura o coraggio, la società che risponde ai suoi nemici, che in qualche modo evoca il titolo del famoso libro Popper, ci chiama questa alternativa che è un'alternativa che ha radici antiche, ma che diventa estremamente attuale oggi proprio per gli interventi in materia di sicurezza, di immigrazione e di giustizia del governo, chiamiamolo pure giallo verde, iniziative che ci devono indurre ad una riflessione severa. Certo, la questione ha radici antiche, come dicevo, perché una moderna società del rischio è esposta a pericoli che prima erano inconcepibili e questo mette in discussione anche dei valori che erano ritenuti e sono ritenuti intangibili. Pensate alla questione della minaccia terroristica dopo gli attentati del settembre del 2001 negli Stati Uniti d'America. Si sono abbandonati dei principi che erano stati coltivati per decenni e decenni e è stato approvato quel military order del presidente Bush del 13 novembre del 2001 che ha inaugurato, diciamo, la prigione di Guantanamo e ha previsto addirittura che a Guantanamo nei processi che si svolgevano non si applicavano i diritti fondamentali e le regole di prova tipiche dei procedimenti ordinari. Era un buco nero legale al quale ha posto fino a in parte la Corte Suprema Americana con una sentenza del 2006, la sentenza Amden, ma questo ci fa capire, come dire, la difficoltà della questione. Dico, per fortuna la risposta, la nostra risposta nel quadro di una trattazione europea dei problemi del terrorismo è stata completamente diversa, non si sono mai abbandonate le garanzie dei diritti fondamentali e questo binomio, quindi paura o coraggio, ce lo ritroviamo davanti di fronte alle iniziative dell'attuale governo in materia di sicurezza e abbiamo visto questo decreto che di recente è stato convertito in legge, credo che ancora non sia stata firmata dal Presidente della Repubblica la legge di conversione. E quindi io credo che ci troviamo di fronte non solo e non tanto ad una politica di sicurezza basata sulla paura, ma basata sulla enfatizzazione delle paure individuali. Le paure dei nostri cittadini vengono coltivate, sollecitate al fine di ottenere un qualche benefit di carattere elettorale e la risposta che viene così fornita
non è una risposta laica, non è una risposta razionale, è una risposta che mette in pericolo le libertà individuali. Due esempi a questo riguardo, proprio per ragioni di tempo. Anzitutto la vicenda della nave Picciotti, con il trattenimento di alcuni, di un gruppo di immigrati, un trattenimento secondo me assolutamente irregolare, illegittimo. È chiaro che secondo me i diritti individuali non possono essere sacrificati in relazione al perseguimento di un obiettivo di carattere politico. Il procuratore della Repubblica di Catania ha chiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti del ministro Salvini, ritenendo che l'agire del ministro possa essere giustificato dall'inquadramento nella nozione di atto politico che come tale non potrebbe avere rilevanza penale. Ma in uno stato di diritto non esistono soggetti che possono ritenersi leggi bus soluti. Il rispetto della rule of law vuol dire proprio sottoposizione ai principi propri dello Stato di diritto, sottoposizione alla necessità di rispettare i diritti individuali. Quindi vedremo su questo punto quale sarà poi la decisione del Tribunale dei Ministri di Catania, ma io credo che un problema esiste. Allo stesso modo, il decreto sicurezza convertito appunto in legge di recente pone dei problemi di rispetto dei diritti fondamentali, rispetto dei principi costituzionali, rispetto delle convenzioni internazionali, puntualmente messe in luce nel parere approvato qualche giorno fa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Era un parere che era stato predisposto, credo, dal Consiglio Superiore presieduto insomma dal Presidente Legnini, ma che poi è stato approvato successivamente. Solo qualche esempio: con la nuova normativa viene abrogata la protezione umanitaria come fattispecie aperta, tipizzando alcune specifiche fattispecie che consentono la tutela dello straniero che non ha diritto alla protezione internazionale, scelta discutibile anche perché crea degli elementi di confusione sul piano interpretativo, ma soprattutto in questo sistema non viene più garantito il rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte Europea, che esclude l'espulsione o comunque anche altre forme di allontanamento dal territorio dello Stato quando vi sia il pericolo che il soggetto possa essere sottoposto a torture o trattamenti inumani o degradanti. La nuova normativa adesso fa riferimento esclusivamente, attraverso il richiamo all'articolo 19 del decreto legislativo 286 del 1998, alla tortura. Restano fuori le altre ipotesi che invece rientrano nella giurisprudenza della Corte Europea e addirittura sono previste dall'articolo 19 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, carta che secondo me dovrebbe essere probabilmente applicabile, ci potrebbero comunque evitare l'espulsione in questi casi. È previsto il diniego della protezione internazionale per ragioni di sicurezza quando vi sia stata una condanna passata in giudicato, non solo in alcune ipotesi che erano prima previste, fatti di criminalità organizzata, ma anche per altri reati di carattere minore come il furto, le lesioni eccetera, e ciò non risulta compatibile, questo è stato messo in luce anche dal parere del CSM, con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, che fa riferimento a problemi di sicurezza dello Stato, ovvero a condanne per gravi reati. È possibile, diciamo, l'espulsione immediata senza attendere
l'iter giurisdizionale in contrasto con una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per sintetizzare, sono quindi ipotesi assai discutibili, lesive dei diritti fondamentali, e soprattutto è stato messo in luce anche dai sindaci di diversi comuni che sul piano dell'efficienza e dell'efficacia questa nuova normativa risulta assolutamente inadeguata, creerà un grande numero di stranieri irregolari, quindi creando il problema piuttosto che risolverlo. Tra l'altro la situazione era una situazione in via di miglioramento per effetto delle iniziative assunte dal governo Gentiloni e in particolare dal ministro Minniti, e quindi è tutta una politica di sicurezza sull'immigrazione e in generale sulla giustizia che appare discutibile, non è una politica basata su un quadro razionale ed europeo. I Libera del PD, per la loro tradizione, devono impegnarsi secondo me su questo fronte per garantire un equilibrio tra esigenze di libertà e di sicurezza, che non sacrifichi quindi le libertà individuali per perseguire un approccio basato, diciamo, sulla enfatizzazione delle paure individuali. E soprattutto la risposta deve essere una risposta in un quadro europeo. Io allo slogan "prima gli italiani" ribatterei semmai "insieme gli europei". Grazie. Questa riflessione di Giovanni Grasso mi sollecita un dubbio, mi rendo conto di un dubbio atroce, perché vedete, se una classe dirigente di un paese enfatizza nel suo programma politico e fa salire nelle priorità delle risposte che si danno un tema sugli altri, enfatizza per esempio il tema della sicurezza, io trovo che questo ovviamente sia pienamente legittimo in politica, perché ognuno di noi fa delle scelte, no? Se enfatizzi un argomento, io ho la sensazione però che noi ci troviamo nella condizione in cui la classe di governo e di dirigenti di oggi sta facendo un altro gioco che è assai meno legittimo dal punto di vista proprio della concezione, e cioè alimenta e fa ingrossare un problema nella sua identità e poi cerca di raccoglierne il vantaggio dicendo che quel problema è un problema di tutti, perché scelte come quello che sono accadute in questi giorni e che riguardano il tema dei migranti, per esempio, adesso scusate la divagazione, ma la rete Sprava è stata inventata da sottoscritto nell'ottobre del 2000 quando era ministro dell'interno, con l'esperienza di chi era stato sino a 6 mesi prima presidente dell'ANCI. E qual era l'idea che io ho avuto nel realizzare l'ISFRA? Che è molto meglio distribuire tutto il territorio del paese i migranti e distribuirli in entità di 20, 30, 40, 50 persone a seconda, che metterli concentrati in 3 o 4 mila in un quartiere o in una zona, perché questo sicuramente crea dei problemi. Allora la mia sensazione è che c'è qualcuno che in questo momento, come dire, aziona le caratteristiche del governo per fare esplodere un problema. Con la chiusura della rete SPRAR e delle altre strutture, noi avremo migliaia e migliaia e decine di migliaia di persone che diventeranno totalmente irregolari e che sciameranno per le città, e quelli sì rischiano di creare problemi drammatici anche per la sicurezza del nostro paese. E da un canto poi le stesse identiche persone che creano o alimentano quel problema intervengono per poter poi far finita di in qualche misura di reprimerlo. Quindi grazie anche per queste sollecitazioni, e il tema della sicurezza è sicuramente uno dei temi più sentiti. Adesso andiamo a questa interessantissima tavola rotonda, anche se i relatori sono sparsi in vari luoghi, che affronta un'altra delle grandi tematiche della società contemporanea.
Com'è cambiata la comunicazione al tempo dei social media, al tempo della rete? Che cosa vuol dire oggi libertà di stampa? Come si valutano gli interventi del governo dichiarati, naturalmente, ma quelli che potrebbero essere realizzati in materia di editoria? Abbiamo la fortuna di avere con noi oggi persone che hanno da diverso punto di vista maturato una grande esperienza in questa materia. E quindi vi sollecito a intervenire. Alla mia sinistra c'è Giovanni Righini, che nel suo ricchissimo curriculum di vita e di esperienze non interviene qui come vicepresidente del CSM o come altre cose, ma interviene qui come chi ha avuto la responsabilità come sottosegretario alla presidenza del Consiglio di occuparsi dei temi della comunicazione e dell'editoria, in particolare dell'attuazione della legge sull'editoria. Abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Rolando, che oltre a essere docente universitario, presidente del Club di Venezia, è stato anche direttore del Dipartimento alla Presidenza del Consiglio più volte. Abbiamo Giovanni Innamorati, che è un giornalista apprezzato e stimato nella più importante rete di agenzie del paese, nell'ANSA, proprio si occupa della relazione politica. Abbiamo con noi Livio Gigliuto, che ha fondato insieme con alcune altre persone di recente un osservatorio proprio sui social media e lavora con una funzione di responsabilità dirigente dell'Istituto Piepoli e quindi di una struttura tra le più note e importanti del paese, e Francesco Santocono che si occupa di comunicazione della pubblica amministrazione e naturalmente quindi dal lato operativo in struttura del territorio, ed è anche docente universitario a Benevento. Pregherei Stefano, se lo ritiene opportuno, di iniziare il suo intervento. Io direi se riusciamo a stare intorno a un massimo di 10 minuti ciascuno, riusciamo a mantenere i tempi. Prego Stefano. Scusate, siamo in diretta su Radio Radicale, consentitemi di salutare chi oggi non è qui con noi a Pescara, ma ci sta seguendo in questo momento tramite Radio Radicale, che ringrazio per l'attenzione che continua a avere nei confronti della nostra trasmissione. Grazie a te Enzo, grazie a molti amici che sono qui in questa associazione libera nel PD. Una battuta legata a questo ringraziamento è un po' di chi rappresenta qui una storia di un certo nomadismo, di una idea di una, per anni l'abbiamo chiamata un'altra sinistra, e che essendo un nomadismo di lungo corso ogni tanto ha anche il piacere di approdare in una casa, diciamo. E questo è un augurio perché i Libera del PD riescano un po', mi riconoscono nelle cose che ieri Paolo Gentiloni prefigurava, insomma, riescano a fare quella convergenza, quella aggregazione di quelle culture politiche, chiamiamole liberal democratiche, liberal socialiste, che si sono un po' sparite dallo scenario dell'offerta politica italiana, e forse è venuto il momento di tornare ad aggregarla. Detto questo, vengo al tema. Dentro la parola editoria utilizzata nel programma si nascondono 3-4 problemi molto seri di questa fase politica, e provo a dare piccole pennellate a ciascuno se ci riesco nel tempo preciso. Uno è il tema dell'editoria legata al rapporto tra lo Stato e il mercato dell'informazione, tema su cui Giovanni Legnini è stato un sottosegretario innovatore, perché ha introdotto lui stesso misure di concretezza, diciamo, nell'offerta normativa. Uno è il tema, secondo me, drammatico e rivelatore della situazione in corso, della comunicazione istituzionale connessa a politiche strutturali di propaganda. Terzo è il tema
che tu hai posto ieri dei processi digitali rispetto alla politica. Proviamo a dare qualche risposta diversa. Premetto che nei 10 anni in cui ho avuto la possibilità di svolgere il compito di capo del Dipartimento dell'Informazione e Teoria con 10 governi, il che fa capire una certa, diciamo, dinamica di velocità con cui funzionavano le cose della politica e con cui naturalmente l'amministrazione veniva investita di una responsabilità di continuità e quindi stava su un processo normativo con più tenacia. Beh, io credo di aver cominciato nel 1990, dopo 5 anni di sperimentazione invece di prodotto, ad aver posto il problema che non si capiva perché bisognava continuare a mantenere i contributi di Stato a partire dalla Presidenza del Consiglio, dando la sensazione che dietro ci fosse un patto discrezionale da parte del potere politico nei confronti dei media. Secondo me questa cosa, prima, non era vera. Chi ha amministrato quei fondi sa che non dipendevano da discrezionalità, ma dipendevano da un automatismo di legge e da un controllo delle parti esercitato testata per testata, pagina per pagina. Quindi che potere discrezionale aveva l'amministrazione? Quello di mettere la firma prima o dopo, ma non un potere politico di intervento. Perché tenere alla Presidenza del Consiglio quella contabilità amministrativa, dando la sensazione che dietro ad essa c'era una discrezionalità di potere? Devo dire che per 5 anni questa cosa è stata apprezzata, ma non attuata, perché in fondo la politica voleva mantenere un po' l'idea che attraverso la forma dei contributi c'era un certo tipo di rapporto privilegiato con la stampa. L'equivoco ha portato nel lungo periodo a oggi, dove, diciamo la verità, il Movimento 5 Stelle ha assunto il tema della liquidazione, dell'annullamento, dell'azzeramento dei contributi alla stampa in forma puramente ideologica, cioè all'interno della campagna di annientamento che il Movimento 5 Stelle sta svolgendo nei confronti della carta stampata. La profezia di Casaleggio era la fine della carta stampata in Italia nel 2027. Non è un flatus, l'ha detto Grillo in riti che rivisti in questo periodo, basta andare in rete e si vedono, sono piuttosto inquietanti. Nominare uno a uno le testate del nostro giornalismo chiedendo il vaffa della platea, segnalando cioè che l'azzeramento deve avvenire con una sorta di criminalizzazione del ruolo del giornalismo e contemporaneamente chiedere l'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Misura che poteva essere risolta e che è stata largamente risolta. Giovanni sa meglio di tutti noi che questi contributi ormai sono ridotti a poca cosa e non esistono più quelli nei confronti della stampa d'opinione. Per l'esattezza, in atto ci sono 63 milioni che lo Stato concede alla stampa cooperativa e sociale con regole precise, che danno vita oggi però a un mercato di lavoro capace di produrre 95 milioni di copie, il che significa un giornalismo utile legato in gran parte al territorio e a nodi di tipo sociale. Poi esistono per pochi milioni, del tutto inferiori ai contributi di Stato che ci sono in Francia, in Germania e in altre parti europee, 17 milioni di rimborsi di spese telefoniche e postali, per una cifra tutto sommato che si contiene all'interno dei 100 milioni. C'è la misura che proprio Giovanni Lanini ha introdotto di un piccolo fondo importante dedicato e destinato alle ristrutturazioni aziendali che dove si trovino ragioni di ammortizzare, diciamo, fenomeni che li accennava prima il Presidente, di improvvise crisi come ce ne sono tante in quel sistema. Perché il Movimento 5 Stelle avanza questa idea della ideologica dell'azzeramento dei contributi sapendo che non ci sono più i contributi in sostanza?
Ma perché c'è? Io mi ricordo quando l'Unione Sovietica applicava la teoria ideologica del piano quinquennale alla funzionalità dei settori. Io mi ricordo di essere stato a Mosca negli anni '80, dove si vedevano i camion che giravano a vuoto, e uno diceva: ma perché girano a vuoto? E girano a vuoto perché i tragitti sono previsti dal piano quinquennale. Una follia senza pari, ma l'ideologia prevedeva che se era scritta una cosa bisognava applicarla. Ecco, siccome adesso la proposta ideologica è l'azzeramento della carta stampata e l'annullamento dei contributi di Stato, che ci siano i contributi o che non ci siano i contributi, la proposta deve essere fatta lo stesso. È una cosa totalmente priva di senso, che però dà impasto a una folla che ha gridato vaffa a giornale per giornale e al sistema della professione giornalistica, e quindi a uno dei principi centrali della cultura dei contrappesi, la stampa guardiano della democrazia, principio di qualunque democrazia liberale. Già, ma se tu sei contro al principio dei contrappesi e quindi sei contro alla democrazia liberale, tu vuoi sostanzialmente cancellare, anche se per finta, perché alla fine è una pura manovra di finta, tant'è vero che pare che sull'emendamento di bilancio la Lega ieri o l'altro ieri si sia dissociata e che quindi non succederà niente di quello che si sta dicendo, ma si sta discutendo di come il Movimento 5 Stelle su questa materia si pone come un fustigatore di quella parte del dibattito pubblico che loro chiamano i giornaloni, su cui scrivono i professoroni. È una delle tante manifestazioni contro la cultura, diciamo così, pur sapendo che attorno al sistema dei media non c'è parte politica che non abbia i suoi rancori, le sue rabbie, le sue rimostranze. Mostravo stamattina a Enzo la pagina dell'Espresso di stamattina che dà il vostro PD scomparso. Uno può anche dire che è una esagerazione, e tutti i giorni la politica dice che i media fanno esagerazione, ma da qui all'idea di cancellare programmaticamente il sistema dell'informazione stampata in un paese perché sta scritto in una cosa ideologicamente prevista da Casaleggio 10 anni fa, ce ne passa. Io credo che su questa cosa non se ne esce altro che immaginando che l'Europa abbia ancora la possibilità con le elezioni di conservare un po' di buonsenso, cioè una maggioranza di buonsenso, e andare a ricercare una regola sul tema dei rapporti di sostegno all'informazione nei limiti in cui questa può essere applicata, e quindi rispettando le regole della concorrenza e rispettando le regole sulla formazione dei trust e altre regole, attraverso una regola europea. Per quale ragione noi dobbiamo continuare a vedere che singoli paesi agiscono in questa materia e non si trova una regola comune in Europa da applicare fuori da questo dibattito ideologico? Secondo punto è quello della comunicazione istituzionale. Io ho l'impressione che le istituzioni hanno perso una partita nel corso della Seconda Repubblica, che è quella di usare il principio della comunicazione istituzionale, tutto sommato abbastanza ben normato, ma disapplicato per una crescita dei ruoli giornalistici, dei ruoli di costruzione della visibilità. Qui tutta la politica delle responsabilità, destra e sinistra, di avere accentuato il compito di racconto della visibilità e non il compito di servizio. Cosa voglio dire di servizio? Non è lo sportello che invoco, è la capacità di accompagnare la società italiana alla spiegazione civile, della comprensione della complessità, al cambiamento che richiede un accompagnamento informativo. La Germania, le cose saranno anche noiose, ma funzionano perché non c'è una legge che esca che non è spiegata al cittadino. E lo stesso succede in tanti altri paesi europei, dove non esiste il principio dell'ignoranza della legge,
è attutito, molto attutito, da un grande sforzo di spiegazione. Scusate, ma com'è possibile che il Censis ci dica adesso che noi abbiamo in Italia il 47% di analfabetismo di ritorno? Analfabetismo di ritorno vuol dire che uno su due non capisce quello che stiamo dicendo in questo momento. In una situazione del genere è evidente che arrivano due pifferai a raccontare storie magiche che si portano a casa al paese. Quindi noi abbiamo una responsabilità. Di avere disatteso questo accompagnamento, e oggi ci troviamo che il passaggio è cambiato, e cioè lo dico plasticamente, tutto questo tema dell'accompagnamento civile alla spiegazione è accantonato, tutto il tema di un servizio al cittadino è marginale, tutto il tema si sta riducendo la costituzione di bande organizzate per la comunicazione politica pagate dallo Stato. Io vorrei segnalarvi che il gruppo dei 12 operatori che lavorano per il ministro Salvini, anzi per il vicepresidente Salvini, lavorano a Palazzo Chigi pagati dal contribuente. Questo gruppo, che prende il nome del gergo giornalistico, diciamo, della bestia, non il compito di spiegare le leggi ai cittadini, di servire il paese, di raccontare il cambiamento, di accompagnare la società, ha il compito di criminalizzare in rete l'avversario politico. Io l'ho visto di persona, quando uno di loro ha spiegato, in un contesto che io non posso raccontare pubblicamente, come materialmente funziona il loro lavoro. Digitano un Twitter con scritto Salvini è un delinquente, porterà il paese allo sbando, hashtag io sto con Salvini. L'hashtag fa premio sul contenuto, migliaia di consensi. Poi digitano Salvini è un delinquente, ci porterà l'Italia allo sbando, firmato Mario Rossi. Migliaia di smanettatori che attaccano in rete Mario Rossi. Ora, tutto questo avviene nella politica, è deplorevole, ma avviene nella politica, no, tutto questo avviene a spese del contribuente dentro le istituzioni. 5 Stelle vi ha affiancato a questa pratica deprecabile un portavoce del governo che è deprecabile in sé, che è in corso in vicende deontologicamente impensabili in altri tempi, e che è un tentativo di contrappeso al ruolo che ha la bestia, in attesa che torni dal Guatemala chi è in grado di costituire una forza comunicativa parallela e contraria. Allora, per concludere, se la vicenda dei processi digitali nobilmente messa sul campo, che noi possiamo analizzare come l'ha fatto il collega ieri, io penso che non bisogna troppo criminalizzare la rete rispetto alla politica, perché per due ragioni: perché ha aperto nuove grandissime opportunità, e poi vi do un segnale. Io vedo in una città come Milano, dove, diciamo la verità, fino a poco tempo fa la comunicazione di impresa, la comunicazione commerciale era studiata e apprezzata dai giovani come interessante, bella e creativa. Non interessa quasi più a nessuno la comunicazione commerciale, la trovano noiosa, omologata alle multinazionali, ma è tornata di moda la comunicazione politica. Piace perché è un po' violenta, piace perché è uno scontro aperto, piace perché c'è dentro sangue. Anche qui possiamo prendere le distanze da questo modello, ma renderci conto che è tornata di moda tra i giovani. Quei giovani che noi dicevamo che erano disinteressati alla politica, sono interessati alla comunicazione politica. Allora noi dentro questa dinamica dobbiamo guardarci meglio, non criminalizzare il processo, vedere tutti i difetti, ma porci seriamente il problema di far funzionare meglio le istituzioni, sia quando sostengano
il ruolo dei media dentro i principi della democrazia liberale, sia quando tornano a fare quello che si fa in Europa, cioè aiutare il cittadino a capire il cambiamento. Volevo ringraziarti di cuore non solo per essere stato con noi, ma per la qualità delle cose che con grandissima efficacia hai raccontato. Voglio dire che Stefano è anche impegnato politicamente in un progetto bellissimo, un progetto non è un, che si chiama Partito d'Azione, tutto unito evidentemente, ma io credo che lui abbia la tessera d'onore anche dei Liberal. Lo ringraziamo di cuore per il suo impegno con noi. Adesso ho il piacere di dare e di risentire le riflessioni di Giovanni Nigini, che di questo, anche di questa materia, è stato certamente un protagonista. Grazie. Grazie Enzo, si sente? Grazie. Vorrei in apertura formulare tre ringraziamenti. Prima alla vostra associazione, Libera PD, e quindi Enzo Bianco, e a tutti coloro che l'animano con passione e costanza corso di questi anni. Avete dato luogo a due giorni di riflessioni su alcuni temi cruciali per il nostro presente e per il nostro futuro. Quando Loris Di Giovanni, che lavora con molto impegno a questo progetto, mi chiese, dopo la tua forte sollecitazione, di prendere parte a questi lavori, non conoscendo ancora quale sarebbe stata la sorte, diciamo, del mio percorso personale, politico, rimane ancora qualche incognita, diciamo così, ma vedremo nei prossimi giorni. Io accettai che lui mi chiese in quale spazio vuoi prendere la parola. Io non esitai a dirgli: vorrei partecipare al confronto sull'editoria, sulla libertà di informazione. Questo perché ho avuto modo, nella mia esperienza fortunata di questi anni, di valutare dal di dentro come nel passaggio dall'editoria, poi in breve periodo al Ministero dell'Economia e poi nel Consiglio Superiore della Magistratura, questi due mondi, queste due autonomie, l'informazione libera e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, costituiscono i due capisaldi fondamentali della democrazia rappresentativa, del sistema democratico in generale. Sono principi: la libertà di diritti, la libertà di informazione, il diritto all'informazione, il diritto di cronaca, che appunto l'indipendenza della magistratura, senza i quali vivremmo in un regime totalmente diverso e non democratico. Questo è bene che lo si ribadisca, perché a volte si smarrisce il senso dei fondamentali del nostro sistema democratico. Secondo ringraziamento vorrei farlo a Radio Vaticana, che sta trasmettendo la diretta di questo evento. E lo faccio non soltanto perché è giusto che l'hai già detto tu, Enzo, l'hai già ringraziato tu, ma proprio per sottolineare un'idea di servizio pubblico, di libertà dell'informazione. Cioè, Radio Vaticana in questi anni ha consentito, non possiamo mai smettere di ringraziarli, ha consentito ai cittadini italiani di ascoltare in diretta o in differita, senza mediazioni, dice Enzo Bianco, la voce del Parlamento. Gli italiani non avrebbero mai conosciuto, prima dell'evoluzione che è stata, della tecnologia e della possibilità di attingere su internet alla seduta in differita, da alcuni anni per fortuna è possibile, ma i cittadini italiani non avrebbero mai potuto seguire, informarsi,
ascoltare la voce del Parlamento, i dibattiti parlamentari senza il servizio garantito da Radio Radicale, e non avrebbero mai potuto, come avviene tuttora, seguire persino i plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, persino le udienze della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che in questi anni ha avuto la possibilità di riscontrare, verificare la preziosità di questo servizio. E io so che in queste ore è in discussione un emendamento per togliere o ridurre drasticamente i pochi fondi di cui Radio Radicale è destinatario in modo sacrosanto. Io mi permetto qui di formulare un appello al Parlamento affinché si scongiuri questo atto e questa decisione ingiusta. Privare i cittadini italiani della voce di Radio Radicale sarebbe un fatto gravissimo. I leader del PD lo fanno proprio questo appello e lanceremo la sottoscrizione di firme da invitare ad avviare al Parlamento. Grazie, un ringraziamento che voglio formularlo a Stefano Rolando per le cose che ci ha detto e soprattutto per tutte le cose che ha fatto. Io in questo mio pellegrinaggio istituzionale l'ho incrociato più volte, innanzitutto ebbi la possibilità con lui di approfondire alcuni temi e soprattutto di disporre della sua competenza antica e recentissima, della sua passione, dedizione, e poi ho avuto la possibilità, anche incrociando queste esperienze su un tema rilevantissimo, di avere il suo contributo gratuito nel definire una risoluzione, una delle ultime che abbiamo adottato al Consiglio Superiore della Magistratura, da me guidato, che io reputo di straordinario valore, quella cioè delle linee guida sulla comunicazione degli uffici giudiziari italiani. È un tema di cui non posso qui discutere, non è questa la sede, ma vi garantisco che il tema comunicazione, rivolto al professor Giovanni Grasso, che ringrazio per le cose che ci ha detto, lui e altri addetti ai lavori, diciamo così, oggi presenti, ne colgono il valore. Il tema della comunicazione della giustizia nel nostro paese è uno dei temi cruciali per la democrazia, oltre che per il sistema giudiziario. Anche tutto il dibattito che circonda il garantismo, il giustizialismo, ha a che fare con la qualità dell'informazione nel nostro paese. C'è poco da discutere, perché se un cittadino è indagato e viene sbattuto in prima pagina come colpevole prima e dopodiché quando viene prosciolto viene archiviato o non si dice nulla o sta in fondo insomma, c'è un problema che non afferisce solo alla tutela della dignità di quella persona, ma incide sul rapporto di fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. È un tema che abbiamo affrontato in lungo e in largo anche presso la Scuola Superiore della Magistratura, che è un volume di straordinario valore, edito, realizzato all'esito di una ricerca importantissima sul rapporto tra appunto il sistema o i sistemi di informazione e la giustizia italiana, ad opera di Stefano Rolando e Nadio Dell'Ai, che abbiamo avuto modo di presentare, è stato commentato più volte, eccetera. E lo ringrazio anche per aver richiamato alcuni temi sui quali intervengo brevissimamente. L'abolizione del finanziamento pubblico, adesso lo diceva lui Stefano Rolando, questo mantra, questa posizione ideologica che abbiamo ascoltato in questi anni, cioè, io ricordo quando fui chiamato a esporre le linee programmatiche, le linee guida davanti alle commissioni parlamentari competenti all'inizio del mio mandato breve di sottosegretario con delega all'editoria. E
mi confrontai con il gruppo dei 5 Stelle in modo aperto e franco e portai lì i dati, perché il mantra era: i giornali ricevono, godono di finanziamento pubblico, i giornaloni, eccetera eccetera, tutti gli argomenti che sono utilizzati in modo superficiale da molti anni e che sono attualissimi. Peraltro questo confronto, questo dibattito si svolge in una giornata anche più cruciale, perché l'emendamento che vuole sostanzialmente azzerare il già ridottissimo fondo dell'editoria va in discussione oggi domani in Parlamento, e su questo tema credo che le forze politiche non seguiranno esattamente la logica di maggioranza opposizione, credo, e me lo auguro fortemente. Ebbene, io dissi, con dati semplici, noti, pubblici peraltro, il fondo dell'editoria era nel 2006 di 700 milioni di euro. In quell'anno, nel 2013, era stato ridotto a 187 milioni di euro, da 700 a 187. Gli dissi alle commissioni: guardate che nessun'altra voce di bilancio pubblico dello Stato, che io conosco bene, essendo me ne occupato per molti anni, nessun'altra voce ha avuto una decurtazione così forte, così drastica. Quel fondo si riduceva sotto i 100 milioni nel 2014 e a 55 milioni nel 2015. Fu il governo Letta, fui io a cercare di limitare i danni di quella drastica riduzione frutto della cosiddetta spending review del governo Monti e dei governi precedenti. E si stabilizzò questo fondo attorno a una cifra bassa, molto bassa, ma dignitosa, minimamente dignitosa, credo 90-95 milioni, insieme all'istituzione di quel fondo a cui si riferiva Stefano Rolando, finalizzato alla gestione delle crisi molteplici aziendali dell'editoria, e fondo che contestualmente, su mia precisa indicazione, lo volli fortemente, finanziare contestualmente l'assunzione di giovani giornalisti e l'innovazione digitale innanzitutto. Questa fu l'operazione che non stabilizzare oggi i contributi pubblici vengono erogati in misura molto contenuta rispetto esclusivamente alle testate edite da organizzazioni non lucrative, da associazioni, da fondazioni, da onlus, esclusivamente, non c'entrano nulla. A proposito di propaganda che è molto abbondante, i giornali, i giornaloni, i giornalacci, non c'entrano. E perché si continua con questa propaganda? Che finisce per comprimere appunto quegli spazi di prestigio, di autorevolezza degli organi di informazione italiana, i quali vengono presentati come appunto coloro che continuano a mungere il bilancio, le risorse pubbliche ad attingere al bilancio dello Stato. Vi erano anche le agevolazioni postali per la spedizione, che sono state sospese dal 2010 per tutti, e residua esclusivamente una forma di, chiamiamola agevolazione, ma agevolazione fino a un certo punto, fiscale, costituita dall'aliquota IVA del 4% sui prodotti editoriali, non su tutti, credo di ricordare, ma certamente sui quotidiani, sui settimanali. Cioè noi paghiamo il 4% e non il 22%, non il 10%. Ora, l'unica agevolazione che si può, agevolazione per modo di dire, che si potrebbe, su cui si potrebbe incidere relativamente ai giornali, è quella lì, cioè aumentare l'aliquota IVA dal 4% a quella ordinaria del 22%. Ma chi la pagherebbe questa imposta?
ma le pagheremo noi i cittadini che continuano a comprare i giornali, punto e basta. Quindi faresti una misura non per penalizzare il giornale, ma per far pagare di più i cittadini, riducendo presumibilmente le vendite già drasticamente ridotte. A me, nel tempo che viviamo del populismo, non è più consentito dare dati, portare argomenti a volte, fare ragionamenti, fare considerazioni, prevale, a proposito del rapporto tra la corretta, la completa informazione e un certo modo di comunicare, frutto di slogan, di luoghi comuni, di linguaggi semplificati, di aggressione, eccetera, prevalgono appunto toni e contenuti propagandistici. L'editoria italiana in crisi da molti anni, lo sappiamo, adesso intervengono gli addetti ai lavori, ascolteremo loro, io fino a mezzogiorno potrò ascoltare anche io, poi dovrò andare via. Ma nel mentre si discute di un tema che è, come vi ho detto, praticamente inesistente, un problema che inesistente, o meglio, è esistente, si possono solo ammazzare alcune poche testate locali o anche alcune prestigiosi di carattere nazionale che conosciamo e null'altro, incidendo sulla libertà di stampa e sulla offerta editoriale italiana, si interviene adeguatamente su un tema, su alcuni temi che invece sono temi cruciali. Il rapporto tra i quotidiani, i settimanali, prodotti editoriali tradizionali e gli over the top e i giganti del web e i social, che è cruciale per il futuro dell'informazione non italiana ma globale. Non si interviene sul tema, non si mostra scarso interesse sul tema della distribuzione dei quotidiani, le edicole stanno chiudendo tutte, pochissime, in moltissimi comuni, piccoli comuni non è più possibile acquistare giornali, per fortuna resiste una rete a fatica, anche su questo noi provammo a fare qualcosa ma poi tutto si fermò. Vi è un problema serio, approfitto della tua presenza, che riguarda le agenzie di stampa. Anche su questo tema noi avevamo avviato un lavoro che purtroppo poi ha subito ha imboccato vie abbastanza diverse. Le agenzie di stampa nel nostro paese, che hanno avuto un ruolo decisivo per la tempestività e per la completezza, la qualità dell'informazione, hanno un futuro, e quale sarà il loro futuro? Di questo bisognerebbe discutere, bisognerebbe occuparsene, bisognerebbe decidere alcune cose. E invece si discute dei temi che abbiamo detto prima. C'è e qual è il futuro dell'editoria nel nostro paese? Una domanda gigantesca, io a concludere Enzo, mi sarebbero moltissime cose da dire su questi temi, ma non c'è il tempo. Io continuo, ho letto alcune indagini, alcune analisi che mi portano a dire che non è ineluttabile che la carta stampata, che i quotidiani così come li conosciamo, seppur su supporto digitale, i prodotti editoriali che conosciamo siano destinati ad estinguersi, a non avere una funzione. Perché lo spazio per una informazione di qualità, per gli approfondimenti, per contenuti editoriali accettabili, è uno spazio che nessuno potrà e dovrà sopprimere nel nostro paese e negli altri paesi democratici. E se noi non lavoreremo il sistema pubblico, il mondo dell'editoria, le imprese editoriali non lavoreranno per arginare questo fenomeno di crisi, noi rischieremo per davvero di mettere in discussione la libertà di informazione, il diritto all'informazione,
Io vi racconto un episodio con il quale chiudo di quegli anni, di quei mesi all'editoria. Il mondo dell'editoria italiana mi pone il problema, che è un problema di enorme portata, oltre che dalla distribuzione, dalla pubblicità, il fatto che la raccolta pubblicitaria si sia indirizzata per gran parte sul motore di ricerca, su internet, eccetera, e vi sia stata una riduzione enorme, è il problema principale e bisognerebbe affrontarlo, a mio vedere, in qualche modo. Il mercato è il mercato, ma insomma la funzione della legge, dell'intervento pubblico anche in questo settore può essere prezioso, può essere importante. Ma l'altro grande tema, oltre a quello della raccolta pubblicitaria, è relativo al diritto d'autore online, al cosiddetto copyright, che è un tema di enorme rilevanza. Io non con un approccio velleitario, non dopo aver essermi confrontato con il mondo di teoria, con i vertici del governo, avviai un confronto con Google Italia, vengono dei rappresentanti, ma non se ne parla proprio, il diritto d'autore che noi riconosciamo, ma noi, il motore di ricerca, noi siamo i diffusori dei contenuti, i giornali settimanali ci dovrebbero ringraziare perché noi. Poi feci un altro incontro, poi un altro incontro per cercare di sviluppare un confronto per arrivare a definire una norma finalizzata al riconoscimento del diritto d'autore online, che necessariamente, e poi i fatti lo hanno dimostrato, andava definito e andrebbe definito come minimo su scala europea, come minimo, ma il tema è un tema globale, è uno dei tanti aspetti della enorme difficoltà che viviamo, che vivono anche gli ordinamenti giuridici, poiché i fenomeni sono globali.